a Roma che ha qualche punto debole o davvero una squadra così forte e difficile da infilare, diciamo, di fare? Se guardare sempre i numeri, una squadra forte, quasi imbattibile, perché insomma, se guardiamo le prime 10 dello scorso campionato e le prime 4 le ha vinte tutte, ha vinto 14 partite, le prime 14 partite del campionato, 10 dello scorso anno e quest'anno le ha vinte tutte le prime 4, quindi una squadra forte, molto forte, quest'anno si era forzata ancora di più, però magari insomma abbiamo visto anche le partite, magari qualche piccola difficoltà l'ha trovata, magari gli avversari cominciano anche a trovare qualche contromisura, quando viene una squadra forte in tutte le parti, non solo doppi ruoli, ma anche qualcosina in più, quindi pronta, attrezzata per io quello che ho detto prima, si è avvicinata moltissimo all'evento, poi rimane l'evento se ancora un pelino sopra, però per il titolo credo che sia una lotta a due e si è riportata anche per le altre competizioni che giocheranno. Anche perché insomma loro hanno tante assenze, quella della formazione che dovrebbe giocare, insomma gli Aic, Gervinio, Totti si gioca, ma c'è destro, anche via centrocampo, insomma Piani ce ne vuole anche, quindi vuol dire. Quello che vedi, il Rossi che è importante, ma giocare che Italia ha giocato e ha vinto da tutte le parti del mondo, quindi la forza. Molto molto forte, però noi andiamo tranquilli e consapevoli insomma, ogni partita ha la sua storia, mi auguro che di creare le difficoltà, poi insomma, se la qualità è talmente così alta che comunque risolve una situazione, una partita per un colpo come magari è stato domenica Parma, tanto di cappello come giustamente col Genoa, una partita che credo che sì, abbia avuto noi le prime occasioni importanti, poi fatto un grandissimo gol, ma bisogna anche riconoscere a volte anche le qualità degli avversari, degli attaccanti che fanno anche cose importanti, indipendentemente dagli errori o meno, o del posizionamento o meno. Quindi la Roma ha talmente tanta qualità, è una cosa in più, quindi vediamo. L'ultima cosa, tornando alle assenze, non hai ricordato Matic, che veramente non c'è nemmeno lui, questo può essere un problema se volessi riproporre lo schieramento diciamo a 5 o 3-5-2, perché di adesso non c'è nemmeno Sala, quindi forse la fascia, non so perché si parla di Gomez, che rispondo tutto, ma non può dura. No, beh, ma Sala si può giocare anche largo, sì. Cioè, magari come caratteristica c'è un po' di io credo che posso giocare anche lì, insomma. Poi adesso anche rischio che abbia la corsa lunga per poter fare il quinto di destra, insomma, abbiamo dei giocatori che credo che possono anche adattare per una partita.